Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: perché Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli si pizzicano sempre a Ballando con le Stelle? Solo ora emerge la verità. È indubbio che Teo Mammucari sia uno dei grandi protagonisti di questa stagione di Ballando con le Stelle. Sebastian Danaro e Simona Ventura, infatti, hanno stupito e raccolto il favore del pubblico con la loro bravura a suon di samba e jive. Il conduttore romano è riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori col suo piglio deciso, scanzonato e a volte anche decisamente sopra le righe. Avere la battuta sempre pronta, insomma, ha fatto sì che Mammucari svecchiasse e dissacrasse al contempo un format un po' rigido e che paga lo scotto degli anni che passano. Rimane pur sempre un concorrente più che valido, che ha ritmo e stile, spesso e volentieri però il ballo è stato messo volutamente al secondo posto per lasciare spazio allo show, aspetto questo non gradito proprio da tutti. Selvaggia Lucarelli, infatti, in diverse occasioni lo ha ripreso, specificando come lui stesse facendo di tutto fuorché il concorrente nel senso più classico del termine all'interno di Ballando. In altre parole, volerla buttare sempre e comunque in burletta non ha sempre fatto gli interessi del presentatore che si è scontrato duramente anche con la giurata. Ma cosa si nasconde davvero dietro le liti in diretta tra i due? Perché Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli litigano sempre. Finalmente si scopre la verità. Sappiamo tutti più che bene come Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli si conoscano da tantissimi anni, motivo per cui si possono permettere anche un certo di grado di confidenza che può sfuggire a molti. È anche vero però che ultimamente i due si sono pizzicati non poco arrivando anche a prese di posizioni granitiche e distantissime tra di loro. Rosanna Lambertucci però, uno dei bersagli preferiti dal conduttore, ha voluto prendere le difese di Mammucari spiegando un po' cosa accade davvero dietro le quinte. In un'intervista rilasciata a Diva e Donna, infatti, la finalista di Ballando ha spiegato come il cinismo, la cifra stilistica di Mammucari, altro non è che la sua maschera da personaggio secondo me, invece, lui ha delle fragilità incredibili che prova a nascondere. E in merito all'ultimo battibecco acceso in puntata con Selvaggia Lucarelli che non aveva gradito il valzer sulle note di Avrai, Rosanna Lambertucci ha spiegato cosa ha dato fastidio a Teo Mammucari. Lui aveva dedicato il ballo di quella sera alla figlia Giulia. Il poco tatto quindi della giornalista avrebbe infastidito non poco il concorrente, ci teneva da morire. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.